Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti, working out in allenamento, colline, oltre Po' Pavese. Per chi non mi conosce, vi invito ad andare sul sito www.pietrobisanti.it. Mi occupo di consulenza legale a 360 gradi, opero in tutti gli ambiti ove la legge non riservi tale materia all'assenso di professore iscritto all'albo. Quindi, per cui, se volete una consulenza legale su come muovervi nella vostra vita quotidiana, e risparmiare un sacco di soldi di avvocati, che sono spesso dei burocrati che vi fanno spendere anche immotivatamente. info@pietrobisanti.it, WhatsApp 340 788 1174. Nelle note di questo video trovate i link al mio canale ufficiale Telegram, ai miei canali ufficiali Telegram. Iscrivetevi se volete. Cosa sono le giornate igieniste e gli incontri meravigliosi che si svolgono con il sottoscritto, dove spiegherò dal mio punto di vista cosa significa rimanere in salute e difendersi legalmente in questo mondo sempre più marcio. La prossima data è il 22 settembre a Milano. Se invece volete una consulenza igienista privata, dove vi dirò esattamente quello che dico pubblicamente. Madonna, che buone le more. Quello che dico nelle mie giornate igieniste, in entrambi i casi, che vogliate venire o no, scrivetemi a giornate igieniste, @pietrobisanti.it. Ho detto tutto? Sì, ed ora a bomba! Allora, oggi faccio colazione gratis. Do cazzo costano le more al supermercato? Più bio di queste. Aia, porca troia. Più bio di queste. Non esistono. Allora, vediamo cosa riesco a trovare. Aspettate, che arrivo. Buone. Secondo me le more sono. Ne sono altre qui? No, tutte andate. Allora, di che cacchio volevo parlare? Scusate un attimo, eh. Allora, eccomi qua. Allora, conosco, come voi vedete, i difetti visivi sono diffusissimi. In natura il perdere la vista, specialmente da giovani, è fondamentalmente inconcepibile. È un po' come cariarsi i denti, cioè per gli animali è inconcepibile in natura. Ormai noi, tra vaccinazioni, farmaci, vite vissute male, alimentazioni scorrettissime, i difetti visivi sono assolutamente diffusissimi. Io stesso ho una leggera miopia e qualche mosca volante all'interno degli occhi ormai da tanti anni, che quello ormai mi sono abituato, non mi danno più, non le noto nemmeno, ma ho una leggera miopia e quindi solo in determinate circostanze, magari se devo guidare in posti bui che non conosco, allora metto gli occhiali, degli occhiali una tantum. Io non ho niente da nascondere con nessuno. Quindi, ma il problema qual è? È che io, oltre ad aver così permesso il non peggioramento della mia vista, quando ho cominciato a fare delle accortezze, per esempio l'alimentazione fruttariana aveva comunque inciso malamente sulla mia vista con una quantità di zuccheri esorbitante. Ma diciamo che un'altra mia grande scelta intelligente è stata, oltre a un cambio alimentare che mi ha permesso comunque di non far peggiorare la mia vista, è stata quella di non utilizzare gli occhiali in modalità permanente. Infatti
Fatto sta che mi sono fatto fare due occhiali dalla mia ottica, uno che uso quando guido di notte e che ha la gradazione totale delle diottrie che mi mancano, e un altro che va a pareggiare l'astigmatismo che ho, ma con una miopia inferiore, che uso per esempio se devo fare tante ore al computer, in modo tale da non sforzare enormemente gli occhi. Ma anche lì l'utilizzo dei miei occhiali è sempre un utilizzo una tantum. Io non uso mai gli occhiali quando faccio le mie cose. Allora, io capisco che le situazioni possono essere diverse. Quando comincio ad avere delle miopie veramente, veramente importanti, allora lì diventa un problema. Ma anche lì bisogna tentare di utilizzare, anzitutto bisogna cambiare alimentazione. Punto, non ce n'è. L'occhio, il funzionamento dell'occhio deriva molto dalle infiammazioni e dal nutrimento che arriva all'occhio. Quindi pensare di poter fare le cose senza cambiare alimentazione è utopia, migliorare. Quindi, oltre a quello, anche l'utilizzo degli occhiali deve essere molto più sporadico. Meglio vederci di meno, ma non continuare ad abituare. Guardate cosa, come vi sentite quando vi togliete gli occhiali dopo averli utilizzati per tantissimo tempo. Ora che vi riuscite a riavere una vista accettabile, ne passa di tempo. Perché? Perché il corpo è così. Cioè il corpo è così. Cioè il corpo si abitua, quando voi lo sostituite e lui si siede e dice vabbè, è inutile che mi metto a lavorare, tanto c'è qualcuno che sta lavorando per me. Questo in qualunque cosa, nell'insulina, negli ormoni tiroidei, in qualunque cosa. Peggio ancora quando parliamo di persone che per esempio utilizzano le lenti a contatto. Non riesco a capire cosa ci sia di peggio della lente a contatto. La lente a contatto ti permette di avere il movimento e di vivere come se non avessi gli occhiali, in realtà non ce li hai, e hai lo stesso movimento di come se non avessi nulla, non avessi nessun disturbo visivo, ma in realtà le lenti a contatto sono veramente pericolose per quanto riguarda l'abitudinarietà dell'occhio. E questo è il mio primo consiglio. Il mio secondo consiglio, un altro consiglio che ho, è di utilizzare molto la visione nelle lunghe distanze. Cioè l'occhio umano è, e questo me lo dico anch'io, io non sono un utilizzatore poi così blando del telefonino. Io stesso, lavorando col telefonino, devo stare attento a non esagerare. E quindi per me queste passeggiate dove posso avere la vista nel lungo è assolutamente utile per me, perché così guardo all'infinito, e noi siamo abituati per avere una vista soprattutto lontana e non vicina. Quindi dovete spesso utilizzare l'occhio per guardare lontano. Parliamo dei rimedi di natura chirurgica. Allora, i rimedi di natura chirurgica fanno gridare al miracolo. Cosa fanno i rimedi di natura chirurgica? I rimedi di natura chirurgica, come nella perfetta tradizione della medicina ufficiale, non vanno a sistemare le cause per cui ci si vede male, vanno semplicemente a livello meccanico a incidere, a lavorare sul sintomo, ma in realtà le cause a monte non sono state eliminate. Io parto sempre da un concetto base. Quando il corpo si tocca, allora quando io faccio i giardini e uso il decespugliatore, preferisco andarci piano e tagliare l'erba man mano, oppure quando faccio le siepi, preferisco andarci piano in modo tale da poterle ritoccare, perché nel momento in cui sono andato forte e ho tagliato troppa siepe, non la posso far ricrescere istantaneamente. Lo stesso vale per queste operazioni. Nel momento in cui voi andate a toccare pesantemente, se il risultato è buono, bene, se il risultato non è buono, quello che è fatto è fatto.
Oltretutto voi non tenete conto che, faccio un esempio, nelle operazioni per la miopia moltissime persone lamentano non solo fotofobia, fotosensibilità, ma anche poi l'incapacità di leggere da vicino quello che prima non riuscivano a leggere da vicino. Gente che vede a 10 decimi da lontano, ma poi in realtà non riesce più a leggere le etichette dei cibi da vicino che riusciva a leggere prima. Poi ditemi voi cos'è meglio e peggio. Io ritengo che avere una vista brutta da vicino sia molto, molto, molto peggio che non averla brutta da lontano. E allora mi viene da dirvi, quanto vale? Ricordate che poi i merdicucoli non fanno altro sempre che dirvi che andrà tutto bene. C'è qualche altra mora qui? No, queste sono ancora rosse. Ah no, qualcosa qui c'è. I merdicucoli non fanno altro che dirvi che andrà sempre tutto bene. Ma come fanno ad assicurarvi? Che una cosa andrà bene? Quando voi siete unici. Ognuno di noi è unico. Come fanno ad essere così sicuri? Fatto sta che come ogni operazione, voi comunque andrete a firmare il consenso informato, che significa sono cazzi vostri. Quindi io ho sempre guardato con grande sospetto il farsi mettere le mani addosso. Oltretutto il farsi mettere le mani addosso in zone così delicate come gli occhi. Allora bisogna mettere sul piatto della bilancia due cose. La qualità della vita. Logico, se avete miopie devastanti, devastanti, si può fare dei ragionamenti in tal senso. Ma quando si hanno delle miopie non come la mia, leggere, ma anche importanti, ma che si riescono a correggere nelle dovute situazioni. Oh, che morone pazzesco, guardate. E si riescono a correggere nelle dovute situazioni con gli occhiali. Dal mio punto di vista, andare a farsi toccare non è una cosa intelligente. Perché immaginate di perdere anche, minchia che buone, perdere anche quella mediocre vista che avevate prima. Quindi io sono molto, molto scettico, anche perché, vi dirò di più, non basta leggere le recensioni entusiastiche. Recensioni entusiastiche che vengono pubblicate. Bisogna andare a fondo nei forum. E andare a fondo significa parlare e confrontarsi anche con le persone che invece hanno avuto esperienze di tipo negativo. E ce ne sono tante. E poi bisogna sempre capire la durata dei risultati dell'intervento che voi avete fatto. Perché il corpo andrà a considerare comunque quell'intervento un esito di natura cicatriziale. E quindi agirà in tal senso. Io sono dell'idea che a volte sia intelligente valutare se accettare il decadimento del proprio corpo, piuttosto che invece mettersi lì a voler per forza toccarlo senza avere certezza degli esiti. Ricordate che quando una persona vi mette le mani addosso
anche se plurilaureato, pluridecorato, è sempre un uomo come voi, che non potrà mai assicurarvi niente, perché se potesse assicurarvi qualcosa, non vi farebbe firmare l'atto di consenso informato. Quindi io so e capisco che nella vita a volte ci sono delle situazioni in cui veramente uno dice cazzo, ma non vedo una sega, se devo guidare mi devo mettere gli occhiali stile Forrest Gump. Però valutate sempre, perché andare sotto i ferri è sempre una... Io per esempio, da un incidente che ho fatto con un ciclomotore, poi ve lo racconterò, nel 2017, ho l'acromion, che è quella specie di ossicino che avete qui sulla spalla, ce l'ho sporgente. La mia spalla ha ripreso al 100% senza interventi, però ogni tanto quando mi alleno scrocchia, no? Cioè anche lì, in tutti i casi, secondo me, il farsi mettere le mani addosso deve essere l'extrema ratio, quando in realtà è la qualità della vita che viene inficiata in maniera enorme. Ma fino a quando potete, specialmente a livello di occhi, barcamenarvi senza farvi mettere le mani addosso e con un uso intelligente degli occhiali, andando però comunque a migliorare il vostro stile di vita, perché è quello che permette al corpo di, se non di recuperare tutto, non sempre è possibile, ma perlomeno di fermare e recuperare tutto il recuperabile, secondo me vale molto di più questo che prendere dei rischi, di cui a volte poi potete anche pentirvene. Sono curioso di sapere se qualcuno ha fatto queste operazioni, se vuole lasciarmi qualche commento. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.